spazio, quindi quando facciamo i campionamenti, per esempio noi quando faremo i campionamenti nei terreni che abbiamo scelto per il nostro progetto con un GPS li faremo precisi al millimetro, per cui saremo sicuri che almeno dal punto di vista di variabilità spaziale replicheremo negli anni successivi su quel preciso strumento. Poi mi sono dimenticato di aggiungere questa metodologia. Anche noi abbiamo operato, diciamo, addirittura l'anno dopo 6 mesi, siccome col GPS ci sembrava di non essere così precisi, abbiamo proprio collimato topograficamente i punti e abbiamo scoperto che attraverso le pratiche agricole, le applicazioni, la natura, eccetera, c'è uno spostamento anche di 1,5 metri. Ma noi per questo motivo qua abbiamo scelto di non usare piante annuali nel nostro progetto. Nel nostro progetto faremo piante poliennali, proprio per evitare questi spostamenti. Quindi useremo pioppo, arundodona, sacanna comune, altre piante poliennali. Quindi c'è la questione della variabilità spaziale e della metodologia di campionamento. Prima con qualcuno di voi accennava la questione che uno dei nostri risultati che produrremo insieme all'acqua è proprio la metodologia di campionamento, che deve essere fatta sulla base di campioni compositi, di celle molto piccole all'interno delle quali determinare con una maglia 3 metri per 3 metri e quindi fare un campione composito di una cella di 10 metri quadri per avere un dato che possa avere una rappresentatività territoriale. La seconda questione è proprio di metodologia analitica, come ci diceva anche il professore De Vivo, che insomma in Campania, ma credo anche a livello internazionale, è uno dei geochimici ambientali più famosi, c'è un problema di metodologia dei PCB. Per questo loro su alcuni terreni si trovavano che i PCB aumentavano dopo i trattamenti. Perché aumentavano? Perché usavano questi biosurfattanti che li rendevano più disponibili. Quindi è un serio problema metodologico trovare il metodo analitico efficace per misurare i PCB. Fortunatamente, diciamo, da questo punto di vista ci si può lavorare. E quindi diciamo questi primi due problemi, diciamo, tecnico-metodologici sono dei problemi che naturalmente ci fanno capire l'importanza di mettere un po' meglio a fuoco questi aspetti nel nostro progetto. Poi c'è la fase di sperimentazione. In laboratorio voi avete verificato che questi trattamenti, la coltivazione di queste piante con l'inoculazione di questi consorzi microbici, da come ci faceva vedere Giovannetti, è in grado nel vaso di abbattere del 70% il contenuto di PCB, cioè, se non ho capito male, di stimolare la biodegradazione dei PCB da parte di questi consorzi microbici. Loro non hanno potuto applicarlo a livello di pieno campo, a quanto ho capito siete rimasti a livello di vaso come sperimentazione, e qua diciamo, nasce l'interesse della collaborazione tra i nostri progetti, che nel nostro progetto faremo quello che loro non hanno potuto fare nel loro progetto, cioè applicheremo a scala di campo, quindi nei nostri territori, se riusciamo a trovare solo la maniera dal principio, ma questo è un altro discorso, applicheremo le loro metodologie. E l'altra questione poi, diciamo un po' più politica, poi perché nel loro territorio, così come poi in tutti i territori italiani, queste tecnologie non trovano applicazione?